Sì, abbiamo dentro sempre un cuore rosso-blu. E cantiamo e urliamo tutti insieme. Dalle curve alle tribune tutti in coro, rullo di tamburi, fumi, spari e poi grandi bandiere, Cagliari da coppe europee. Più vero che c'è la fede di...
centro faccio gol. Ais Arena gioco in casa qui davanti al mare. Come Marco, come Marco, come Marco Sau. Per la maglia passo, corro, faccio gol. Ais Arena gioco in casa qui davanti al mare. Come Marco, come Marco, come Marco Sau. Molta rabbia negli occhi, posti vuoti. Groschi su spalti a tifare sono molti. Per Cagliari, il Cagliari a due volti non è riuscito a concentrare quel successo che per la concomitanza degli altri tre risultati delle squadre inseguitrici avrebbe permesso di conquistare la Serie A già da oggi. Manca ancora un punto alla squadra di Rastelli dopo il 2-2 interno contro il Livorno in una partita timida nella prima parte della gara, dove il Cagliari ha messo in campo un assetto diverso rispetto al passato, un 3-5-2, per tentare di coprire bene la retroguardia e evitare insomma di subire gol. Gol invece realizzato alla prima occasione al 26esimo dopo l'angolo battuto da Di Gennaro, il colpo di testa di De Iola, la palla sul palo, allontanato il pallone dalla retroguardia del Livorno, conquistato all'altezza della tre quarti, rimesso dentro dove Giannetti in posizione regolare ha controllato e depositato in gol. Gol del vantaggio quindi al 26esimo per la squadra rossoblù, che invece di tentare di attaccare ancora ha aspettato poi la squadra labronica, che ha fatto veramente poco in fase offensiva pur tenendo il pallino al gioco. Solamente una punizione di Schiavone al 32esimo che ha costretto Storari a mandare in calcio d'angolo. In avvio di ripresa Cagliari, che ha continuato nel suo atteggiamento, al quinto un tiro di De Iola con Pinsoglio che è riuscito a ribattere il pallone, poi ancora al sesto flipper dentro l'aria e ancora un tocco forse volontario di De Iola con palla a lato. A complicare la partita invece l'espulsione di Munari, un fallo sciocco a centrocampo da parte del giocatore, forse neanche così cattivo da meritare il rosso, che invece l'arbitro gli sventola sotto il naso. È così che il Cagliari rimane in 10, ma pur in 10 raggiunge il gol del 2-0 al 19esimo. Murru, che con Joao Pedro, che nel frattempo è entrato in campo, si intende con una bellezza nella corsia di sinistra, entra in aria e viene esteso, quindi calcio di rigore che Joao Pedro trasforma per il 2-0. Sembra allontanare del tutto quindi la minaccia di essere raggiunta la squadra cagliaritana, e invece in 3 minuti accade tutto quello che non ti puoi aspettare. Al 22esimo, atterrato Schiavone dentro l'area, calcio di rigore quindi per il Livorno e vantaggiato che trasforma per il 2-1. Poco dopo, 3 minuti dopo, cross di Vaiucci da sinistra e colpo di testa di Biagianti con palla ancora nel sacco per il 2-2. Coppe